Ciao ragazzi, di nuovo Black Water Software Roma, siamo tornati oggi in un'altra mitica recensione del nostro mitico Milestore 2000 che ci ha mandato un SG veramente a dir poco particolare. Si parla comunque sia sempre di un prodotto della Bolt, quindi vuol dire sempre una bellissima SG fatta molto bene con effetto BRSS, cioè nel senso mega scarellamento rinculo più che mai, bella forte. In pratica di cosa si tratta, ragazzi? Innanzitutto, come vedete dalla foto davanti, una bellissima foto fatta gagliarda con tutto il sistema SWOT, tutto MP, che si parla di un MP5, quindi quando si parla di un MP5 si parla comunque sia un SG prettamente da urbano, prettamente logica sul fattore comunque sia della SWOT. Quindi banda alle ciance, togliamo il cartone davanti e andiamo a vedere di che si tratta, ragazzi. Eccolo qua, ragazzi, in tutto il suo splendore. Si parla di un bellissimo MP5 A4. Ora vi dirò anche perché A4. Dentro la scatola vi vengono dati comunque sia sempre i soliti adesivi, libretto, devono sparare al gatto nel vicino, le cose solite. Classica scatoletta, che all'interno trovate il caricatore del quale poi vi parla il nostro Cresi. E soprattutto vi viene data la nuova patch molto carina della Bolt, in colorazione tan, che a me piace tanto, devo dire, molto carina. Ok, ma soprattutto, banda alle ciance, andiamo a tirar fuori il nostro giocattolino molto particolare. Prima lascio la spiegazione tecnica al nostro Cresi e poi c'è da parlare un pochettino su questa SG molto particolare, ok? Esattamente. Vai. Eccoci qua, ragazzi, dopo tanto tempo ritorno anch'io nella parte tecnica. Allora, oggi, come diceva Mirko, abbiamo in mano una replica particolare, infatti è, diciamo, possiamo chiamarlo, definire una sorta di ibrido tra un MP5 e un M4. Vabbè, ora senza andare troppo nei dettagli, partiamo con le cose classiche standard, quindi materiali, peso, lunghezza, queste cose qua. Lungo 71 cm, poi chiaramente abbiamo il calcio che è regolabile in diverse posizioni, se non sbaglio 4. Il peso è abbastanza contenuto, leggero, pesa 3,1 kg. Questo perché? Questo per la scelta dei materiali. Infatti, se noterete, sono stati scelti diversi tipi di materiali per questa replica. Allora, il calcio, che innanzitutto, vabbè, il calcio modello Boe, è fatto in polimero, ok? Il corpo centrale della replica è in metallo presso fuso. Mentre il lower receiver, la parte col grilletto, col grip, è una fibra di nylon, quindi qua è molto leggero questa parte. Il caricatore è anche questa un polimero, una plastica, mentre il wrist frontale è in alluminio. Quindi hanno scelto un mix di diversi materiali, questo secondo me per cercare di, appunto, essendo una replica che si presta al CQB e tutto, per cercare di mantenerla più leggera possibile. Quindi, diciamo, per quanto riguarda le parti esterne, abbiamo detto, abbiamo il selettore ambidestro. Poi abbiamo la leva dell'otturatore, bella, rigida, funzionante, che sentite che bello scatto. Questa è una cosa molto figa. Poi, appunto, la particolarità è che lo rende anche un po' ibrido, è il calcio. Appunto, questo è un classico calcio da M4, dove qui all'interno si può alloggiare la batteria, cosa che di solito sugli MP5 non è così, perché appunto c'è il classico calcio, diciamo, a stampella, molto minimal. Per quanto riguarda gli esterni, più o meno abbiamo detto tutto. La canna è una canna di precisione, non c'era scritto la dimensione, ma sarà un 20 cm massimo di precisione, con diametro 6,03. Poi, diciamo, per quanto riguarda altri aspetti esterni, sottolineo una nota di demerito, secondo me, per la scelta dei materiali, soprattutto in questa zona, perché il caricatore è in plastica, mentre l'alloggio per il caricatore è in metallo. Quindi, secondo me, questo alla lunga porterà a far consumare un po' il caricatore. Però è una mia supposizione, magari mi sbaglierò. Gli interni, ragazzi, gli interni sono più o meno sempre gli stessi: il gearbox è rinforzato in acciaio, ingranaggi in acciaio, abbiamo pistone in alluminio con denti in acciaio, il motore è un motorino ad albero lungo high torque e praticamente vi ho detto tutto, diciamo, queste sono le sue caratteristiche. Ora sono sicuro che siete curiosi di vedere come tira, lo siamo anche noi e andiamo a vederlo. Allora, ragazzi, eccoci qua, una particolarità che mi ero dimenticato di dirvi e sicuramente è dedica a tutti gli MP5 della Bolt, nel senso, lo vedete, l'otturatore, quando voi lo aprite per regolare comunque sia l'opap suo, la cosa buona è che mentre regolerete l'opap
l'effetto shock recoil è bloccato, quindi questo fa sì proprio che così potete regolare l'op-up tranquillamente senza aver comunque sia sempre il fucile che balla a ogni colpo. Una volta che voi lo richiudete, l'effetto shock recoil ricomincerà a funzionare, quindi questa è una piccola particolarità che comunque sia è un benemerito per la Bolte. Ok, andiamo a vedere come tira. Pronto? Pronto, pronto. La figa. È duretto lo papà. Vediamo il singolo. Non sono abituato quando sparo a sentire tutto questo effetto. Ok, ritorniamo in raffica e finiamo di scaricare il caricatore. Ok, ragazzi, andiamo a vedere quello che è rimasto. Allora ragazzi, beh, bisogna dire che non tira niente male l'SG, diciamo che a colpo singolo è molto precisa, infatti vedete dentro il centro sono andato molte volte, ogni tanto qualche colpo lo spara un pochettino a cavolo suo, diciamo soprattutto poi nella raffica. La rosa della raffica comunque sia è questa qui ragazzi, considerate questa qui, questo è il momento in cui è andata bella dritta, quindi devo dire che come prova di tiro non è male, tira molto bene l'SG. Unica pecca che devo dire è un po' il selettore ragazzi, è un po' duro e quando scatta dalla raffica al singolo devi andare proprio tu a sentire quel click, invece non viene proprio automatico fartelo fare, e soprattutto quando dal singolo lo riporti in sicura fa un po' fatica, quindi il selettore ragazzi devo dire è un po' una pecca. Però a parte quello, una volta che ti sei un po' abituato, viene bene. Io se fossi stato loro, a dire la verità, invece che farlo ambidestra, avrei fatto proprio per evitare questo problema qui. Avrei fatto la parte destra finta e la parte sinistra che funziona. Lo rende molto più facile, molto più gestibile. Comunque, a parte questo, ragazzi, tira molto bene. Distanza 30 metri, pallini 0,25 della GNG, una bomba. Tira molto bene. Ok ragazzi, alla conclusione finale. Allora ragazzi, eccoci qua, avete visto come tira l'SG, devo dire che non tira male, comunque sia, essendo logicamente un articolo da urbano, ragazzi, so quei 40-45 metri precisi, quindi devo dire su questo soddisfa l'SG. Cosa dirvi? Ora devo parlarvi un attimino di quello che penso io proprio da giocatore, ragazzi. Ci si può trovare bene con SG del genere? Ni. Capisco che un purista comunque sia degli MP5, ragazzi, guardando un tale prodotto è come prendere un colpo in pancia proprio, perché giustamente chi è purista è molto ibrido. Sì, chi è purista del MP5 comunque sia vuole proprio il classico MP5, quindi niente calcio M4, calcio a stampella, qui magari il silenziatore e tutto quanto. Però che cos'è che ha fatto la Bolt? Non ha fatto altro che cercare di accontentare quella fetta di clienti che comunque sia giocano principalmente con un M4, quindi trovare quella comodità di un M4 su un MP5, e su questo devo dire che la SG soddisfa quasi completamente. Unica pecca negativa sinceramente un po' il caricatore, non mi piace tanto, preferivo più che fosse stato un full metal. Il RIS devo dire è fatto molto bene, loggato e tutto molto carino, vi viene già dato anche con i copri rail e tutto, balla un pochettino ragazzi. Sì, devo dire, oh, questa è una cosa gioco, che però, sì, è un leggerissimo gioco, questo non mi è piaciuto tanto. Il calcio M4 è una comodità, quindi è questo il discorso ragazzi, per questo si chiama MP5 A4, perché hanno cercato di portare un M4
4 su un MP5. Ah, poi un'altra cosa molto particolare. Low pop, ragazzi, è un po' classico di tutti gli MP5, è una clippettina di plastica proprio che si tira avanti e indietro minimamente proprio con l'unghia. Quindi ecco lì che consiglio i guanti, quelli con le dita aperte, in modo che così potete mettervi lì e regolarlo. Però devo dire che una volta che è regolato tiene perfettamente il tiro. E poi alla fine si chiude tutto quanto con il classico colpo proprio tipico degli MP5. Molto gagliardo, devo dire. Quindi il discorso è questo, ragazzi. È un SG prettamente che cerca di vedere, comunque sia, di portare il giocatore che ha quelle comodità di un M4 su un MP5. Può piacere, può non piacere, gusto vostro, ragazzi. Io devo dire che nel suo complesso è molto carina e molto graziata. L'effetto rinculo è fighissimo, è molto forte. L'unica pecca che non mi è piaciuta tanto è il caricatore, ragazzi. Per il resto la Bolt ha fatto comunque un ottimo prodotto. Ah, un'altra cosa mi sono dimenticato, non vi preoccupate che oltre allo spegnifam rosso c'è anche quello in metallo nero, che comunque sia molto carino. E che dirvi, ragazzi, è un bel giocattolino, che ve lo godrete veramente. Ok, io ringrazio di nuovo Mr. 2000 per avercelo mandato. Mi raccomando, cliccate e condividete il video, mettete un like, accendete la campanella, in modo che così quando mettiamo i video vi arrivano subito. Ragazzi, aiutateci a far crescere il canale, perché è la nostra passione, quindi vogliamo coltivarla sempre di più. Ok, ragazzi, un saluto e alla prossima. Ciao, prossimo ciao. Video. Ciao ciao.